Caricamento. Ah, e qua c'è l'uscita. Dungeon. Argo. C'aveva una luce? Non è vero. Sistema di comunicazione. Prendi. Vabbè. Allora. Sistema di comunicazione, ma... sembra esserci nient'altro, niente di particolare. Sistema di comunicazione. Vabbè. L'abbiamo preso. Vabbè, usciamo e andiamo. Torniamo. Usciamo e torniamo alla nostra nave. Torniamo alla nostra nave. Siamo abbastanza tranquilli. Tranquilli e anche abbastanza sicuri che diciamo non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Nel senso, c'è... allora, da fonti chiaramente delle strutture, diciamo... abbiamo visto una struttura chiaramente semi abbandonata, nel senso ci abitava, ci sta solo quella tizia lì. A quanto pare non ha grande, come posso dire, non ha grande voglia di familiarizzare con altre persone. Cioè, ci andavo a parlare, dicevo, scusa, mi levi la visuale, e vabbè, vaffanculo, rimani solo allora, porca miseria. Io volevo vendergli qualche cosa, ma la cosa non è possibile. E niente. Anche questa esplorazione è stata un po' un buco nell'acqua. Un po' un buco nell'acqua questa esplorazione. A questo punto si torna alla nave. Io però qualcosa nella stiva di questa nave ce la metto, onestamente. Un po' di ste robe. Allora, i materiali. I materiali, quelli soprattutto. Poi per quanto riguarda il resto, io devo trovare qualcuno a chi vendere tutta quella roba che ho addosso, perché non è possibile che io devo camminare costantemente sovrappeso. Cioè, allora, pezzo industriale abbandonato. E poi abbandonato non sembrava, perché comunque c'è, o meno perlomeno qualcuno ci stava in quel complesso industriale. Tant'è che un po' di gente l'ho dovuto ammazzare prima per poter esplorare come si deve. Potevo anche semplicemente girare senza ammazzare nessuno. Nel senso, l'avrei preferito se non mi avessero attaccato a vista. Mi hanno attaccato a vista. Io rispondo, si chiama legittima difesa, santissimo cielo. Comunque continua a essere, vabbè, un po' allora non lo so, è una puntata di passeggiate. Diciamo che finora
dovremmo anche cercare di capire che quale, come posso dire, quale, che direzione dare a questa storia, diciamo, che direzione dare al personaggio, eccetera, perché però sono tornato piuttosto a caso. Non so onestamente ancora che direzione dargli, sinceramente non lo so, non ne ho idea. Io sto andando andando molto istinto a come capita, dove a dove mi porta il cuore, ecco, fondamentalmente questo. Ora io quei tizi poveretti vorrei anche aiutarli, il problema è che non ho niente con me, non ho letteralmente niente con me, non ho letteralmente niente con me, quindi mi ritrovo in una situazione vorrei aiutarli ma non posso, a meno che non vado lì e dico perché c'ho dei materiali che gli torna utili per riparare la nave. Se ce li ho, bene, se no saluta Massore, nel senso, cioè c'ho anche il mio da fa, e quindi tra l'altro tutto questo c'ho sempre questo situazione che io poi tra l'altro sì, sto i materiali, le cose sto facendo, le cose, i materiali, sto raccogliendo materiali onestamente finora, ma se qualcuno mi chiede sì materiali ma a che ti servono, io non l'ho ancora capito. Io questo gioco è un gioco che si dischiude molto molto lentamente e capisco coloro che l'hanno droppato. Più che altro l'hanno droppato aspettandosi una sorta di No Man's Sky con le meccaniche GDR alla Bethesda. Ecco, c'è anche da dire, loro Bethesda hanno fatto credere questo. Grazie al fatto che hanno fatto credere questo, perché fondamentalmente hanno pompato in questo senso il gioco, che se solo fossero stati un po' più, posso dire, onesti, sinceri, magari il pubblico non l'avrebbe presa così male, ecco. Quella è la mia nave, amica Fritz. Okay. Salve. Excuse me. Yes, what? Yes? Yes? Vabbè. Yes. Prima chiede aiuto, poi mi dice yes. Vabbè. Senta, con lei posso parlare? Perché mi sembra un pochino. Forse parlavo con lei. Era lei che mi ha chiesto l'aiuto? Did you manage to find anything? We're really in dire straits here. Potrebbe esserci parti attorno. If you spot any, we could really use it. Se li trovi, se li spotti. Che mi indichi questa direzione?
mi indichi questa direzione. Poi qua. Voglio capire che cacchio di direzione mi stai. Che mi inizia. Perché mi inizia? Perché lo scanner? Sta direzione. Cosa c'è in questa direzione? Penso che sia direzione per la nave, che la nave è lì, a destra. Dice di qua, lo scanner mi dice di andare dritto. Dire che sia soltanto una questione di risorse di pie. Vabbè, ho capito, senti. Naturale. Che vuole dire? Che intende naturale? Ok, però vabbè. Oh, vabbè, già che ci siamo a sto punto. Ah, la freccia è per le risorse. Vabbè. Ma vuol dire quel razzetto è naturale? Che vuol dire? Punto di lancio naturale? Che cos'è sta cosa? Vuol dire naturale. Cosa intende? Io vado a vedere, ma so, questa è l'ultima. Questa è proprio l'ultima. Questa è proprio l'ultima, Questa è proprio l'ultima che vado a vedere. Voglio capire chi intende per naturale. Che cosa sarebbe naturale? Ok. Cosa naturale? Fra poco scopriamo. Siamo a quanto? 100 metri. Stiamo arrivando.
Cratere cristallino. Vabbè. Facciamo e va bene così, eh. Andiamo alla nave che è meglio, va. Andiamo alla nave, va. Andiamo alla nave che è meglio. Oh, mi dispiace, ci ho provato, eh. Ci ho provato tutte le volte. Ci ho provato. Nave precipitata, fermi tutti che forse una soluzione gliel'ho trovata. Fermi tutti che forse qua c'è nave precipitata. Se questo è qualcosa con il quale posso interagire, ci sono tipo parti, potrebbe essere una svolta. Però non per quella ciurma lì, quei poveri ragazzi che... Ok. Ma quante robe ci sono da esplorare qui? Quante robe ci sono da esplorare qua? Io non so se si vuole veramente mettere a fare... esplorare, far dire, qua è un casino, veramente un casino. Nave precipitata, aspetta, puoi vedere che è una nave precipitata invece dove sono, dove ho trovato Pinco Palla lì, possibile? Sì, è dove ho trovato Pinco Palla, ho trovato il Pinco Palla, io ho detto te venì. Però, scusa. Scusa un attimo. Se sta nave è precipitata. Tipo i pezzi... Tipo, ed è completamente inservibile. E non servirà a nessuno. No. Ma tanto vale. Allora, proviamo, apri. Questa natura è troppo complessa, niente, sono un... vabbè, sono un decelebrato che non sa aprire. Ecco, benissimo. Sì, qua è dove abbiamo... qua è dove abbiamo trovato il Pinco Palla. Allora. Qua è dove abbiamo trovato il Pinco Palla. C'è un modo per entrare? Questa nave, c'è modo per entrare? E da qualcosa di me. Entrare. No. Modo per entrare
da qualcosa a un certo punto. Se ci salgo di sopra. Mi dice, mi dà qualcosa. Io devo qui. Ecco. Da qua questo. Potrebbe essere una buona... Vabbè. Niente. Capito. Bug. Qua non si può entrare, non c'è niente. È proprio nulla. Abbiamo capito. Però già che ci sono, a sto punto. Oh, c'è quella struttura lì. Cosa sei tu? Struttura. È tipo militare. Oh. Allora. Sono varie. Qua cosa c'è? Tossina. Qua cosa c'è? Qua c'è qualcosa. Allora. Prendo e prendo. Ah. Non me lo fa prendere. Sigillante. Vabbè. Questo cos'è? Sembra un'altra struttura, ma ci si può entrare? C'è qualcosa dentro? Allora. Qua ci sono altre casse. Sì, sembra ci si può entrare. Lì. Però no, sembra non esserci nulla, non ci si... sembra che non ci si possa entrare. Va bene. Poi ci sono altre cose. Sconosciuto. Naturale, sarà un'altra caverna. Allora. Va bene. Guardiamo di qua. Vedo struttura con anche cose militari, quindi
Ok, vedo delle. Oh, vediamo. Calmi. Tanto. Ok, una va a posto. Va bene. Va bene. Soprattutto. Facciamo vedere. Qualcuno. Puttana. Non so cosa, ma ci vedo nessuno però. Uno c'è. Vediamo se ci si può interagire. Stop right there, friend. This is mine. Cosa è tuo? Everything you see here, my friend, this is all mine. Okay. Good. Me neither. Trouble's already been here anyways. Before you go assuming anything, I didn't hurt nobody. Okay. And I found this place like this. There. Now you know everything that I do. Nobody's ever asked me that before. Yes. Yeah, you have my permission to look around. And thanks for asking me. Okay. Sto prendendo delle cose che non mi servono. Senti guardare in giro. Ok. Vabbè. Te sei pazzo, però vabbè.
Lo lascio tenere, non voglio sprecare munizioni con te. Lo lascio tenere. Vuoto? Ma te lo lascio tenere sto posto. Vabbè, stavo di trovarci qualche cosa. Suma X. Ok. C'è niente qui. Cosa? Massa valore, contenitori di schiuma. Vabbè, abbiamo capito. Qua questo posto è stato assaltato. È arrivato questo qui. Dice, vabbè. No, tutto questo me lo piglio io. Vabbè. Buon divertimento, amico mio. Amico mio, buon divertimento.